Buongiorno, oggi è il 22 dicembre del 2014, siamo praticamente alle soglie del Natale, qua a Sciacca abbiamo quasi 20 gradi, siamo in magliettina con un giubbottino leggerissimi e l'amico mio Salvo dice che è strano che non c'è freddo, però onestamente non cambierei la Sicilia per nessuna parte al mondo. Guardate, vai Salvo, fai un po' di... Guardate che meraviglia. Pochi sanno, e io l'ho saputo ora praticamente, che Gino Paoli, il nostro meraviglioso cantautore italiano, proprio da una stanza qua di un albergo famoso qua di Sciacca, guardando questo panorama, scrisse proprio Il cielo in una stanza. Ed è bello perché proprio riguarda anche un'esperienza che abbiamo fatto, che ho fatto personalmente ieri sera durante la riunione, mentre stavamo facendo la serata a Montallegro. Lo Spirito Santo in un momento particolare mi ha fatto vedere un'immagine straordinaria di quello che è il nostro rapporto con Lui, il nostro rapporto d'amore con Lui. E ho visto letteralmente Gesù che apriva la stanza e accoglieva la sposa, accoglieva la chiesa e la faceva entrare dentro la sua stanza e Lui chiudeva a chiave da dentro. E il Signore proprio mi faceva vedere queste immagini di questa porta che non aveva serratura all'esterno, non aveva chiave, non aveva maniglia all'esterno, ma era tutto, si poteva aprire e chiudere solo dall'interno. Il Signore proprio mi faceva vedere come il nostro rapporto con Lui, il fatto che noi siamo con Lui, insieme a Lui, e siamo chiusi letteralmente a chiave dentro il luogo santissimo, ed è una stanza ed è un luogo inviolabile, dove nessuno dall'esterno ha possibilità di entrare, nessuno dall'esterno ha possibilità di venire a corrompere questo rapporto e questo amore idilliaco straordinario che c'è tra noi e Gesù. E mentre Gino Paoli scriveva Il cielo in una stanza, noi oggi possiamo dire realmente che il cielo è dentro il nostro cuore, il cielo è dentro il cielo è venuto ad abitare dentro di noi ed è qualcosa che è inspiegabile, a volte non puoi esprimere a parole la bellezza di questo rapporto che c'è con Dio, perché è questo rapporto che Lui ha con te. Dice la Bibbia: chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui, chi è in Cristo è una nuova creatura, siamo diventati la sua giustizia. E questo è un incoraggiamento che voglio fare a tutti coloro che stanno guardando: goditi il tuo rapporto d'amore con Gesù, goditi il tuo rapporto d'amore con Lui, tu sei chiuso a chiave da dentro nella stanza, nel luogo santissimo con il tuo amato Signore. Ed è una stanza ed è un luogo che è il luogo della grazia, è un luogo assolutamente inviolabile, non può essere corrotto, non può essere compromesso da qualcosa che viene da fuori. Infatti Gesù dice: non c'è niente fuori di noi che possa comprometterci o possa corromperci, ma c'è soltanto quello che esce dal nostro cuore che può letteralmente creare un serio problema. Allora, finché noi manteniamo questo rapporto d'amore intimo con Gesù, questo luogo, questo rapporto è qualcosa di inviolabile. Io voglio incoraggiare te e tutti coloro che stanno vedendo questo video: goditi il tuo rapporto d'amore, la santificazione, la consacrazione. Non è il prodotto della paura o del terrore, della paura del giudizio, della paura della condanna, la paura dell'inferno. No, noi viviamo il nostro rapporto con Dio perché siamo spinti, motivati e ispirati dall'amore di Dio. E di fronte a un panorama del genere, possiamo veramente credere che il cielo è venuto a risiedere letteralmente dentro di noi? Il cielo, la presenza di Dio, Dio stesso è venuto ad abitare dentro di noi. Lui ha chiuso la porta a chiave da dentro e nessuno può entrare. Sei tu e Lui, siamo noi e Lui, da soli in questo rapporto d'amore. Dio ti benedica. E buona giornata da questo lungomare meraviglioso con una panoramica veloce. Gloria a Dio. Che Dio benedica anche Salvo che ha fatto la Buona ripresa. giornata. Ciao a tutti.